Perché la casa di paglia? Da dove ti è venuta l'idea di fare una costruzione in paglia? Qua, come sapete, era zona sismica. L'abbiamo sentito bene qua la cannonata del terremoto dell'Emilia e abbiamo preso tutti un po' fifa, no? Da quel momento mi sono ripromesso che nel giorno che avrei dovuto costruire la casa nuova l'avrei fatta in legno, cioè comunque con strutture già concettualmente resistenti al sisma. Poi dopo visitai, penso insomma qualche anno fa, un agriturismo, un bed and breakfast nella regione tipo in Emilia Romagna, costruito con la paglia. Il comfort era bellissimo, insomma si stava bene come acustica, come comfort di vivibilità, e da lì insomma cercando dei tecnici qua di zona che fossero esperti di questa cosa. Mi è toccato andare fino a Verona perché qua, diciamo, a Mantova nessuno si occupa. Il problema, diciamo, che fa parte anche dell'ostruzionismo, che si è trovato all'inizio di questo progetto è classico. Ma perché vuoi fare la casa così? Ma qui siamo in pianura padana, non siamo in Trentino Alto Adige dove si fanno le case di legno, così, oppure qui c'è umidità, non resisterà mai, insomma, tutta una serie di cose non lo potrai fare qua perché non è la zona, ecco, non è la zona. E le esigenze, quali erano le esigenze della famiglia? Beh, la scelta era stata quella di fare un monopiano. E una cosa che non so se ti ricordi, la forma non è tanto una questione logistica, era anche un po' per ricalcare, secondo l'idea, in piccolo, in miniatura, della corte, della tipica corte qui mantovana.